La vita impresentabile, femminismo e corpo teatro, un dialogo. E da questo dialogo ne è nato un libro, il libro che noi stiamo per raccontare, per l'appunto, La vita impresentabile, scritta da Antonio Attissani. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E scritta da Lea Melandri. Buongiorno Lea. Buongiorno. E benvenuti davvero qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole per raccontare, seppure nella brevità di questa nostra conversazione, questo libro La vita impresentabile pubblicato dalla casa editrice Cronopio. Ricordo che Lea Melandri figura tra le più significative del femminismo italiano, ha preso parte attiva al movimento delle donne sin dagli anni 70. Ecco, nel 2024 Lea Melandri, sentirsi dire che lei è stata tra le figure più significative del femminismo italiano e quindi ha prodotto, ha creato, ha ricercato un confronto. E oggi che cosa ne risulta di tutto questo? Ma se mi chiede del confronto da cui è nato questo libro, posso dire che si inserisce molto bene questo incontro con Antonio Attissani e con la sua particolarissima idea di teatro, si incontra bene con quella che è stata ormai da mezzo secolo la mia pratica di femminismo, e cioè la pratica dell'autocoscienza e pratica dell'inconscio, cioè l'idea che si debba partire da sé più profondo, e il sé più profondo ha radici nel corpo, nelle passioni del corpo. Ecco, quindi questo è il tema che ci ha avvicinato. Io nell'idea di teatro di Antonio Attissani ho trovato delle somiglianze profonde con questa idea che resta molto da dire delle vite, delle esperienze, di una storia millenaria, soprattutto del rapporto tra uomini e donne, confinata nel corpo, nella memoria del corpo. E il teatro è il luogo dove il corpo è in scena con tutto ciò che resta, ripeto, di impresentabile. Ma anche nelle mie pratiche di femminismo c'è questo. Io ho fatto laboratorio di scrittura d'esperienza, lì il linguaggio certo è la parola, è la scrittura, però anche, ripeto, attraverso questi laboratori quello che emerge è la memoria del corpo, cioè tutte quelle esperienze che hanno segnato profondamente, quei residui anche arcaici, no? Che vengono da una storia millenaria di dominio maschile e che fanno fatica ad emergere perché sono complesse, perché sono ambigue. C'è tanta ambiguità nella relazione uomo-donna, c'è amore, c'è violenza. Quindi è stata questa somiglianza, diciamo, queste tematiche che ci accomunano. Ecco, quindi dopo tanti anni aprire un dialogo, no, con questa esperienza del teatro che io ho seguito, ma molto poco ovviamente, ecco, per me è stato un grande arricchimento, un allargamento di prospettiva. Mentre Antonio Attissani ha iniziato la carriera come attore nel 68 ed è stato un operatore teatrale, docente universitario a Venezia e Torino, e adesso insieme con noi per farci attraversare questo dialogo creato con Lea Melandri. Antonio Attissani, lei all'inizio nella sua prima scrittura, aprendo il libro, scrivendo alla sua cara amica, dice: certo, è sconcertante scoprire il femminismo alla mia età. A quale età lo ha scoperto? Ma bisogna intendersi sullo scoperto, cioè fino a oggi, io ho 76 anni, fino a oggi il femminismo per me era una specie di sapere non saputo, perché ovviamente ne ho avuto l'esperienza, e anche un'esperienza piuttosto intensa negli anni 70-80, però non l'avevo mai pensato come la leva di una rivoluzione culturale che riguarda tutto il mondo, di cui tutto il mondo, tutti gli esseri devono tenere conto. Questa è una cosa che mi ha fatto incontrare con Lea, con l'aggiunta della sua sensibilità teatrale, perché appunto io da sempre sostengo che il teatro, il mio primo libro si intitola Teatro come differenza, ovvero voleva significare, già 40 anni fa, 45 anni fa, volevo dire che in teatro uno crede di rappresentare le proprie idee, le proprie intenzioni, ma in realtà si produce un incidente, perché ciò che si presenta, ciò che si rappresenta, il proprio corpo,
è il proprio corpo in transito sulla scena, e la scena mette in una condizione di nudità che è molto superiore alla nudità fisica, quella che i moralisti considerano il massimo dell'oscenità, no? È la nudità delle passioni, la nudità dei sentimenti, la nudità che viene dalla mancanza di sintesi, dalla mancanza di soluzioni dei problemi più importanti che ci assillano. I problemi che ci assillano sono veramente molti, e leggendo questo saggio a due voci e tanti pensieri a confronto, è anche qualche cosa che ci permette di dare uno sguardo e di avere uno sguardo diverso sulla realtà di oggi. Andiamo Lea Merandri al titolo di questo saggio, La vita impresentabile. Se non ricordo male, adesso non ritrovo più la mia sottolineatura tra le tante. Allora, sulla parola impresentabile potremmo anche dire, per certi aspetti, la vita irrappresentabile? Ma questo, l'idea di rappresentazione più legata al teatro, no? Per me, è una vita come impresentabile, indicibile anche, no? Anche perché io vengo appunto da un'esperienza culturale, politica, che è quella del femminismo, che ha usato la parola. All'inizio era parola parlata, quella della pratica dell'autocoscienza, ma una parola che tendeva fortemente a radicarsi, nel corpo, cioè a ritrovare il suo fondamento antico, quello arcaico, no? Da cui purtroppo la cultura che abbiamo ereditato è la cultura che ha creato dualismi, contrapposizioni di parti inscindibili dell'umano, cioè separare corpo e pensiero, sentimenti e ragioni, individuo e società, vuol dire appunto operare una spaccatura dentro l'individuo, tra parti, ripeto, inscindibili. Allora, la parola del femminismo è stata, ripeto, la prima parola parlata, ed era questo tentativo, questa idea, questa sfida, cioè l'idea che la parola potesse ritrovare appunto le sue radici. Successivamente, dalla seconda metà, almeno nella mia esperienza, degli anni 70, sono nate, come dire, altre forme, diciamo, anche di pratica politica, quelle che chiamiamo allora sessualità e simbolico, sessualità e scrittura. Cosa voleva dire? Ci chiedemmo allora quanto questo cambiamento di noi stesse, che era avvenuto attraverso i gruppi femministi di autocoscienza, quanto avesse anche modificato i 100 ordini del discorso, tutti i linguaggi che noi abbiamo assunto, come dire, non criticamente, nel senso che con quelli che abbiamo imparato a scuola, in sostanza, che si usano nelle università. Quindi l'idea che il cambiamento profondo di sé, no, avrebbe dovuto a quel punto sconvolgere, usavamo questo verbo, sconvolgere anche i linguaggi dati, i saperi istituzionali. È questo che ci aspettavamo anche dalle università. No, che non entrasse solo le intuizioni del femminismo come contenuto, come un nuovo tema, un nuovo contenuto per studi di genere, ma che si operasse davvero un terremotamento, no, di quelle lingue che avevamo imparato. Quindi, più che rappresentazione, è la dicibilità. Che cos'è la dicibilità nella parola parlata come nella parola scritta, ma soprattutto cosa significa inventare quella che io chiamo un'altra lingua, cioè una lingua che sappia ragionare avendo sempre a presente la memoria del corpo, la vita intima e contemporaneamente i linguaggi sociali. No? Se si fa questo, i linguaggi sociali cambiano ovviamente. Cioè, si esce da quel dualismo, ripeto, che separando corpo e pensiero ha anche creato, no, una dicibilità e anche una rappresentabilità che porta il segno di questa profonda separazione, no, che abbiamo ereditato, il dualismo in sostanza. L'uscita dal dualismo è quella che mi ha avvicinato, ripeto, a tutta agli scritti e all'azione teatrale di Antonio Artisan. Uscire dal dualismo, ritrovare un interesse, no, dell'umano, che non è la ricomposizione dei generi, non è il mito, non è l'androgeno, no? È semplicemente
poter rimettere in una relazione più autentica appunto pensiero e corpo, che non sono mai stati né contrapposti né tantomeno divisi. Lei parlava poco fa, Lea Melandri, di invenzione, ed è una parola che ci permette di entrare a quello che, in quello che lei all'inizio della conversazione ci raccontava, no? Dell'essere confinato nella memoria del corpo. E allora l'invenzione dove la possiamo trovare? La possiamo trovare, e qui mi rivolgo ad Antonio Attisani, sulla scena, ma non perché si va in scena, ma non perché è spettacolo anche, ma perché anche qui è la memoria del corpo ed è una riflessione sull'arte e sul femminismo. Lei scrive, Antonio Attisani, in un suo all'inizio del libro, il confronto in una riflessione sull'arte drammatica, non genericamente sul teatro e sullo spettacolo, ma sull'arte dell'attore. Ora io vorrei proprio entrare su questo aspetto, che non penso sia un aspetto solamente un dettaglio, cioè a dire proprio sull'arte dell'attore. Ce la vuole raccontare? Beh, sarebbe un discorso lungo. In estrema sintesi direi innanzitutto che con il filosofo Jean-Luc Nancy noi dobbiamo convenire che la presenza umana è rappresentazione. Dunque la rappresentazione non è un'opzione, non esiste una presenza, una vita senza rappresentazione. Ciò detto, normalmente si distingue fra scena e osceno. Lo sceno è ciò che sta fuori e che non deve essere visto, no? Questa è un'impostazione moralistica ed è tutto sbagliata anche scientificamente, perché gli attori che vanno in scena portano letteralmente di fronte al pubblico lo sceno, quello che stava fuori, e al di là appunto, come dicevo prima, delle intenzioni, delle idee, dei messaggi, dei testi. Allora, a partire da questo presupposto significa rileggere la storia, oltre che pensare a un nuovo teatro. Rileggere la storia completamente, la storia del teatro, la storia della cultura, la storia del costume. E questo è un processo che ovviamente le persone come noi non possono che cominciare, che accennare. Ma in questo senso direi che un passo avanti, per esempio, lo stiamo facendo e lo si fa quando si scrive insieme, per esempio, quando si scrive in dialogo, quando si scrive in gruppo, cioè quando si esce dalla dimensione meditativa individuale, e magari non sempre, no? Magari solo qualche volta, e si affrontano dei ragionamenti che, come dire, si impostano dei ragionamenti che rappresentano una pluralità di punti di vista e di esperienze. Pluralità di punti di vista ed esperienze, e qui lei, avendo scritto il libro a cui accennava in apertura, Antonio Attisani, il teatro come differenza, entra veramente in questo contesto, e direi anche di alzare il velo, ed è un velo importante, no? Nel libro che lei ha scritto con il filosofo Carlo Sini, che spesse volte è stato nostro ospite qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole. Alziamo pure questo velo tra il pubblico e la scena, perché alzando questo velo scopriamo sicuramente ciò che è la differenza, il teatro come differenza a cui lei faceva riferimento col libro. Sì, assolutamente questo. Questo significa che il teatro deve essere inventato ogni volta. Ogni opera di teatro è l'invenzione del teatro ex novo, perché anche gli elementi di cui accennavo prima, cioè appunto il corpo teatro che transitando per la scena rappresenta, cioè mostra, cioè espone lo sceno. Questo corpo teatro è assolutamente plurale, non è il corpo teatro di uno. Noi nel corso della vita noi non siamo un io, noi siamo un io molteplice, no? Ognuno di noi è un io molteplice. E nelle circostanze date questo impone di inventare letteralmente ogni volta in teatro, invece che assestarsi sui conforti del genere
che oggi invece tendono a prevalere, creando dei pubblici di fedeli, ogni teatro ha i propri fedeli, ogni grande artista ha i propri estimatori. E tutto questo cosa serve, questa fedeltà, Antonio Attisani? Questa fedeltà, no? Che, a cui lei niente. È la conservazione intesa in modo più deteriore. Invece la conservazione intesa in senso rivoluzionario, che non è, è solo una contraddizione soltanto apparente, è quella che consiste nel ritrovare, nel riscoprire questo principio del teatro, che è differenza, che è lo sceno che diventa poesia. Perché il teatro è un'azione di poesia. L'essere integrale di poesia, per citare Artaud. Esatto. Lì Artaud è di una precisione, di una veggenza unica. Ma noi di queste idee, di questi concetti, non abbiamo tenuto il minimo conto fino ad oggi, salvo ovviamente rarissime eccezioni. Già il teatro è un'eccezione di per se stesso. Ma un teatro consapevole della propria origine, della propria scaturigine oscena e rituale, è qualche cosa che va continuamente costruito e che oggi deve essere costruito contro una voga, contro il tifone, l'uragano mediatico che ci travolge tutti. Lea Melandri, poco fa Antonio Attisani parlava di corpo e di scena, vorrei entrare proprio dentro questa riappropriazione del corpo, cioè che è poi in sostanza il nodo su cui voi per questo saggio avete ragionato e non poco. Il corpo che diventa una manifestazione emozionale. Oggi come oggi, nel 2024, che cosa si può dire della riappropriazione del corpo? Ma io non posso affrontare questo tema se non riportando quella che è stata l'intuizione più originale, più importante, rivoluzionaria del femminismo, e cioè rendersi riconoscere quella che è stata la differenziazione violenta tra il destino del maschio e della femmina. E cioè l'identificazione della donna con la materia, no? La tenebra materna, come diceva Bakoff, l'identificazione col corpo, con i sentimenti, con le passioni del corpo, con la sessualità, il corpo erotico, il corpo che genera, e l'uomo col pensiero, la cultura, il divino, eccetera. Questa differenziazione violenta è quella su cui si sono costruiti, appunto, ripeto, i destini considerati naturali del maschio e della femmina. Quindi è chiaro che c'è nel dialogo con Antonio, c'è continuamente, ritorna, diciamo, almeno da parte mia, la sottolineatura che abbiamo storie diverse come uomini e donne. Riappropriarsi del corpo per le donne vuol dire un doppio salto mortale, cioè intanto rendersi conto appunto che non siamo solo corpo, siamo corpo e pensiero tanto quanto gli uomini, che queste due parti dell'umano sono inscindibili, ma per le donne vuol dire anche rendersi conto che quel corpo a cui ci hanno legato è un corpo a cui altri, no? La cultura maschile ha dato dei ruoli, ha dato dei nomi, ha dato figura. Noi siamo ancora purtroppo oggi, sì, è vero, oggi il corpo è in scena in tutte le sue manifestazioni, anche le più terribili, pensiamo alla guerra, pensiamo a tutte le morti. Però oggi il corpo, sì, è in scena, seguendomi, scusi se la interrompo, il mondo ci propone questa scena del corpo, però questa inclusione che noi abbiamo dei corpi oggi non è anche una esclusione sempre più profonda, Lea Melandri? No, un'esclusione, e se questa inclusione del corpo avviene senza interrogare, no, quello che è stato il destino del corpo, cioè il diverso destino del maschio e della femmina, cioè senza interrogare le figure di genere, ecco, questo vuol dire di nuovo, certo che è di nuovo una mistificazione, un'alienazione, cioè di nuovo, come dire, è alla base, insomma, c'è il fatto che le donne, ripeto, mentre l'uomo ha
nell'analisi marxista, questa è centrale, ha mercificato il suo corpo. Le donne sono merce, no? Sono corpo, è corpo merce. Sono state un corpo a servizio dell'uomo nella sessualità come nella procreazione. Quindi è una storia molto diversa. Ripeto, se la grande rivoluzione, come diceva anche Antonio Tisani, è il femminismo che in questo senso che oggi, come dire, può portare allo scoperto millenni appunto di un dominio che è passato, ripeto, proprio attraverso il corpo, la vita intima, la sessualità, la maternità. Le donne sono ancora... come diceva Rossana Rosanda, le donne sono corpo nel senso che sono, non possono, lei diceva, non essere viste. Le donne sono innanzitutto, ripeto, ancora oggi, no, sono corpo, anche se hanno riacquistato una loro soggettività, ma è proprio come soggetti che le donne ancora si rendono oggetto. Lo sguardo dell'uomo nella seduzione come nel dare continuità nella maternità, alla continuità della specie. Sono le donne stesse oggi che nell'emancipazione mostrano quanto il corpo sia ancora per loro tutto solo una moneta di scambio, no? Una moneta di scambio. E quindi, come dire, c'è tanto lavoro da fare, c'è ancora tanto lavoro di conoscenza, di approfondimento da fare, se si vuole poi capire anche cos'è più in generale la comparsa e l'integrazione del corpo in tutti i suoi aspetti. Sono corpi, ripeto, di donne e di uomini. Nelle guerre è molto chiaro, sono gli uomini in armi, le donne, poi bambini, sempre associate ai bambini, sono quelle che vengono, come dire, allontanate dallo scenario di guerra o che vengono appunto purtroppo anche massacrate dalla guerra, però sono di nuovo si dividono i compiti, le donne sono quelle che devono dare tutte le loro impegno, le loro energie per conservare la vita. Quindi in tutte le situazioni, ma anche riguardo ai migranti, tutte le situazioni che vediamo comparire, no, davvero il corpo in scena, è un corpo da interrogare sotto questo profilo dei generi, secondo me. Un corpo da interrogare. Le chiederei questo, Lea Melandri, ma a proposito di femminismo e di narrazione del corpo politico, quanto il femminismo... Oppure noi abbiamo frainteso l'idea del corpo politico della donna? Ma basta pensare a cosa è stato alcuni degli slogan del femminismo, molto chiari. Quando si diceva il personale è politico, noi dicevamo che nella vita personale, nella vita intima, nel corpo, in tutto ciò, nella vita psichica, c'è una storia non scritta. Non solo quella più arcaica, non solo tutto ciò che abbiamo dimenticato, no, della nostra preistoria, diciamo, ma ci sono tesori di cultura che vanno restituiti alla politica, alla cultura, al sapere, insomma, tradizionalmente intesi. Cioè quei saperi, ripeto, quella cultura e quella politica che ha prodotto la separazione, che ha allontanato non solo le donne dal governo del mondo, ma tutto ciò che è stato identificato con le donne. Cioè fuori dalla cultura, dalla storia, dalla politica, ci sono tutte, cioè le passioni del corpo, tutte quelle esperienze che hanno il corpo come parte in causa. Quindi appropriarsi del corpo, riflettere sul corpo, voleva dire corpo politico, per noi voleva dire restituire, no? Riportare il corpo e tutte le passioni del corpo dentro alla cultura e alla politica, dove peraltro sono sempre state. Non c'è mai stata questa separazione. È l'ideologia sessista, patriarcale, che ha prodotto questa separazione. Quindi corpo politico per me vuol dire appunto riportare tutto ciò che è rimasto considerato non politico, naturalizzato, privatizzato, riportarlo dentro alla storia, alla cultura. Questo per me è corpo politico. E adesso rientriamo sul palco con Antonio Tisani perché ritorniamo al corpo esposto dal punto di vista della teatralità, no? E non è solamente spettacolo, perché la teatralità
si può evincere da questo libro è ben altro. La pragmatica del corpo racconta molto in scena la postura, la mimica. E veniamo anche alla voce, no? Lei, tra l'altro, Antonio Antisani, cita Jean-Luc Nancy, no? A proposito di questo aspetto, della necessità, della identità e della normalità del fare teatro, perché questa è un'esigenza sociale. E lei si spinge, Antonio Antisani, ancora oltre. Lei dice che quando avremo conquistato una vera socialità, non ci sarà più bisogno del teatro. Quando ci sarà mai più questo bisogno, secondo lei? Ma chi lo sa, non so se è quando ci sarà mai. La cosa certa è che il cammino che conta, non il punto d'arrivo, che è diverso per ognuno, è dislocato chissà dove, chissà quando. Ma la cosa su cui insisterei, l'aspetto su cui insisterei è questo: il femminismo è una rivoluzione consapevole. Il teatro è sempre stato invece una rivoluzione confusa, alla lettera proprio confusa, perché nel teatro si è sempre rivelato il disagio della civiltà. E ora, dopo la rivoluzione femminista, che appunto ha un portato di consapevolezza, dobbiamo tradurre, riportare questa lezione alla cultura in generale e al teatro in particolare, cioè dobbiamo scoprire questa natura del teatro, liberarlo dal sistema giudiziario a cui è stato assegnato, no? Va benissimo che sia divertimento il teatro, per carità, deve essere divertimento, no? Ma certamente deve essere liberato dall'etica giudiziaria, no? E scoprire che il teatro, più di qualunque altra arte, con le proprie peculiarità, è questa confusione. Oggi noi abbiamo il dovere di saperla, questa confusione, e di ricominciare sulla base della consapevolezza. È solo questo quello che dico io sempre da 50 anni, niente di più e niente di meno. Vorrei porre una domanda a Lea Melandri, e non so se lei è ancora a Carloforte in questi giorni. Sì, sono davanti a un mare meraviglioso. Davanti a un mare meraviglioso. Allora le pongo la stessa... È un'isola che amo da 50 sì, anni. Bellissima. E allora le pongo la stessa domanda che un amico suo le ha posto davanti al mare incantevole di quest'isola di Carloforte, e che le chiese questo: come si poteva arrivare alla pubblica felicità? Giulio Picciotti, nel suo libro L'Isola della Libertà, io diedi una risposta che Giulio commentò dicendo: non abbiamo capito, lui è l'altro autore del libro, non abbiamo capito bene cosa dice Lea Melandri, anche perché io parlai del sogno d'amore, no? Della felicità, di quello che ho messo in discussione, pur essendo io una sognatrice, ma forse proprio per questo ho capito già dagli anni 80, quando ho scritto il mio libro Come è nato il sogno d'amore, che in realtà, come dire, il sogno d'amore è il tentativo, come dire, ancora l'illusorio tentativo di rimettere insieme ciò che la storia ha diviso, quindi corpo, pensiero, sentimenti e ragione, ma ricomporlo ancora, ripeto, nella forma dell'androgeno, cioè come uomo-femmina, come restituire, rimettere, integrare, diciamo, il maschile con questa parte femminile. Quindi il sogno d'amore appunto è illusione, è l'illusione di appartenere intimamente a un altro essere, è la continuità del prolungamento nella vita amorosa adulta di quella che è l'esperienza originaria, no? Dell'unità a due, della fusione o dell'indistinzione col corpo della madre, e sappiamo quanta violenza poi si porta dietro, perché come dire, l'adulto non sopporta, no? Può avere dei vantaggi, certo, avere, come dire, una donna che è ancora una madre che si cura di lui, ma è anche un adulto che ha bisogno della sua autonomia. Ho scritto spesso le donne diventano come fatalmente madri, no? del loro compagno, di un marito, di un amante, di un figlio, perché escono dalla loro infanzia con un grande bisogno d'amore. Ma detto tutto questo ragionamento, non voglio entrare in questo ragionamento, dico io, ovvero ho detto poi a volte, quando mi è andato soprattutto la cittadinanza onoraria, io ho detto: Carloforte è il mio sogno d'amore,
riuscito, perfetto, perfetto. E l'unico è perfetto. Ma perché? Perché queste, ripeto, queste acque, questo mare, smeralda, eccetera, è vero che per me non poteva non ricordare le acque materne, non poteva non ricordare una madre contadina, ballerina, molto brava, una ballerina eccezionale, che sicuramente ballava quando era incinta, perché io sono arrivata a Carloforte, avevo già 33 anni e non ero mai stata al mare, e qui quando ho visto questi fondali, questo mare, ho cominciato, mi sono tuffata anch'io, maschere, pinne, e guardando i fondali marini, io ho detto, era meraviglioso, ho sentito una pace profonda. Di solito la gente ha paura, molti hanno paura a guardare nei fondali, no? Per me invece era quello che ho chiamato ebetudine, che è un misto di inebetimento e di beatitudine. Quindi, per dire, certo, c'è un richiamo ovviamente nell'amore mio per queste acque, per questo mare, ma soprattutto nel fatto che in queste acque io mi muovo con una, come dire, una naturalezza che non è di una donna che ha passato 25 anni, no, nella figlia di contadini, in un lavoro di terra, in una situazione di terra, no, e che non aveva mai visto il mare, non era mai stata al mare. Ecco, questa è la realtà. E questo, quindi c'è un richiamo sicuramente all'origine, al materno, ma io ho lavorato molto invece per dire che questo sogno d'amore va benissimo, no, che se avviene nell'amore per questa, nella libertà di queste acque meravigliose del mare, non va bene se è messo in una relazione di coppia, non va bene quando è, come dire, il prolungamento, ripeto, dell'infanzia nella vita amorosa adulta, perché questo provoca inevitabilmente anche delle rotture profonde, violente, le vediamo. No, i femminicidi avvengono oggi proprio in presenza di una libertà maggiore delle donne che non avevano prima, avviene nel momento in cui gli uomini non hanno più quel corpo a disposizione, se si rompe in sostanza, no, anche l'illusione dell'appartenenza reciproca, gli uomini scoprono la loro fragilità, la loro dipendenza e purtroppo spesso la reazione vendicativa. La vita impresentabile, femminismo e corpo teatro, un dialogo, il libro pubblicato dalle edizioni Cronopio nella collana editoriale Rasoi. Prima di salutarci, l'ultima domanda. Antonio Attisani, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Sto leggendo Paul Auster, questo libro sul padre che peraltro mi ha dato Lea, L'invenzione della solitudine. E in un minuto, che ce lo può raccontare per i nostri ascoltatori, L'invenzione del padre? Ma sono a pagina 61. Un libro, appunto, Paul Auster è un autore molto teatrale in un certo senso, perché è un romanziere, cioè un grande costruttore di storie affascinanti, ma con un fondo di autobiografismo rielaborato in senso artistico e poetico potentissimo. Questa è la storia della scoperta della vita di suo padre e del perché del suo carattere, dopo la sua morte improvvisa, del perché del suo carattere così particolare, scontroso, isolato, una sorta di anaffettivo che con la moglie aveva perduto la moglie e mai è reso infelici i propri figli. L'invenzione della solitudine, prima avevo sbagliato il titolo del libro, è quello di Paul Auster, pubblicato da Einaudi. A questo punto la stessa domanda anche per Lea Melandri. Qual è il libro di questi giorni a Carloforte? È un libro che leggo da 20 anni, su cui sto tentando, no, di scrivere. Io volevo fare un libretto a partire da questo libro che è tra gli impresentabili, che si chiama Sesso e carattere di Otto Weininger, scritto da questo filosofo, giovanissimo filosofo viennese, è una tesi di la sua tesi di laurea, esce nel 1903 Otto Weininger si suicida, si è suicidato. 1903, aveva 23 anni,
Il libro Senso e Carattere viene tradotto in Italia nel mi pare 1909 o 1912, ha avuto una ventina di traduzioni in tutto il mondo, un libro molto discusso, è il libro di un misogino, di un, se si può dire, un misogino, sessista, razzista, però io ogni volta che l'ho letto e riletto e annotato, chiudevo il libro dicendo ha ragione Weininger. Poi dicevo, come mai un femminista, come posso dire che ha ragione un misogino? Non è ha ragione, ho capito, il problema non è che ha ragione, è la ragione con la maiuscola di Weininger, che è la ragione di Platone, Aristotele, Kant, cioè è la ragione che ha dominato tutta la nostra tradizione culturale greco-romana, cristiana. E Weininger l'ha, come dire, ripresa nel momento in cui appunto nasceva un altro modello di civiltà, nel momento in cui c'era l'emancipazione delle donne, e sesso e carattere è il tema centrale oggi, sesso e genere. E che Weininger riesca a dire, dice cose davvero impresentabili, verissime, analisi i comportamenti delle donne e degli uomini con una lucidità impressionante, e era un giovane di 23 anni, il libro è una tesi di laurea, con un apparato di note di 200 pagine in cui c'è tutta la nostra cultura alta, greco-romana cristiana. Quindi io spero di avere il coraggio, la forza di portare a termine, no, questa, quest'anno, devo dire, è l'anno che ci sto lavorando davvero. Sesso e carattere, libro di Otto Weininger, pubblicato dall'editore Mimesis. Intanto, grazie davvero Lea Melandri e grazie davvero Antonio Attisani e buona giornata a voi. A lei, grazie a tutti. A lei, grazie. Buona giornata. Grazie.